Ciao a tutti! Oggi prepareremo la panna cotta vaniglia e caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 6 ore di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, caffè freddo amaro, zucchero, colla di pesce, aroma di vaniglia e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la panna. E facciamo cuocere per 5 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungere la colla di pesce che abbiamo ammollato in acqua fredda. La strizziamo per bene. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 80 gradi, velocità 4. Dividere il composto in due ciotole. Una volta diviso il composto, in uno aggiungeremo la vaniglia. Andremo ad amalgamare con un cucchiaino. E nell'altro aggiungeremo il caffè, che qui amalgamiamo con un cucchiaino. Versiamo il composto di panna cotta al caffè in dei bicchierini, riempiendoli a metà. E riponiamoli in congelatore per 10 minuti. Abbiamo ripreso la panna cotta dal congelatore. Adesso andremo a mettere la Nutella. Mettiamo adesso lo strato alla vaniglia. Lo ripuliamolo in frigo per almeno 6 ore. Panna cotta, vaniglia e caffè. Grazie e alla prossima ricetta!